Che bellezza, come parlano bene. Guardate, sembrano statuine di Tanagra. E chi è Tanagra? Ah, l'inventore del tango. Proibire, è immorale. Amica mia, non c'è niente di immorale, bisognerebbe proibire gli uomini. Questo è giusto. Vi piace ballare? No. Pazienza. Guardate, guardate, sono loro, lei e lui, i due americani. Come si devono amare. E chi lo sa? A me sembra che abbiano bisogno di troppi pretesti quei due giovani per il loro amore. Il lago di Como, il chiaro di luna, non ti la canzone di nostalgica. Ma io non le dico male, mi compiango. Mio marito è troppo eretico. Voi non trovate che sia un'elezione? Amore da esportazione. L'Italia è diventata il sanatorio delle coppie fuggiasche. Pare che siano stati costretti a fuggire in Italia perché lei ha un marito terribile. Un marito che si rispetta non si lascia scappare la moglie. E voi che cosa fareste? Marta, mi diverte. Che cosa farei? L'ucciderei. Sì, sì, l'ucciderei. D'altronde questa è una cosa risaputa. Non è vero, Sabine? Ma figurati, Carlo. Ecco, vedete? Mia moglie lo sa. Basta stabilirlo fin dall'inizio. Comunque, voi non avete nulla da temere. Oh, ci mancherebbe altro, mica. È importante, chiarire. Sì, dall'inizio. E con lui, con l'uomo, come vi comportereste? Non avrei niente da rimproverargli. Un marito deve vedere in ogni uomo un possibile rivale. L'uomo è sempre nel suo diritto. Certo. Già, il dovere è stato inventato per la donna. Per dare più sapore ai loro peccati. O piuttosto per eccitare la fantasia degli uomini. Fortunatamente per le donne, altrimenti senza la fantasia degli uomini sarebbero una ben povera cosa. Eccoli laggiù, si vedono benissimo contro il chiaro di luna. Come devono essere felici, cari. Chi è che li conosce di voi? Io? Ah sì, io vedo di una sera sulla spiaggia. E lei com'è? È bella? Definibile. È giovane? Sì, molto. Lui invece è bellissimo. Ah, sì. Somiglia ad uno di quei giovani che si vedono sui manifesti delle esposizioni. Non si lasciano un minuto. E le persiane della loro villetta sono sempre chiuse. Fabbricheranno monete false. Ed escono soltanto a sera inoltrata. E se ne vanno così, nell'onda di una musica, sognando, cari. Sì, finché un bel giorno non si risvegliano, come è accaduto a quei due dell'anno scorso. Che cosa è accaduto l'anno scorso? Io non c'ero. È accaduto che sono venuti qui sul lago altri due giovani americani e un bel giorno è venuto anche il marito. E allora, Marchese? E allora, niente, il marito perdonò la moglie e se la riportò in America. Ridicolo. Perché ridicolo? Perché un marito che perdona è sempre ridicolo, 100 volte ridicolo. E non esiste niente di peggio del ridicolo. Oh. Basta, altrimenti mi farete passare la voglia di prendere marito. Ma ahimè, è una voglia che passa solo col matrimonio. Oh, stupido. Un marito per noi donne è una disgrazia necessaria. E se io ti tradissi, mi uccideresti tu? Per saperlo dovrei prima averti sposata. Sai benissimo che ormai non ti è più possibile evitarlo. Tutto è possibile. Che? Anche che io ti sposi. Anche che io ti cavi gli occhi. Cosa si dicono?
i due fidanzati stanno già bisticciando male quando sarete sposati. Non vi resterà più niente da fare e non bisogna compromettere le future gioie del matrimonio. Mi stava domandando se la ucciderò il giorno in cui mi tradirà. E tu cosa le hai risposto? Ucciderle vuol dire prendere sul serio e non si deve prenderle sul serio. Sono troppo graziosi. Parlate ancora di fedeltà in amore. Abbiamo sempre questo cattivo gusto, signora. Fedeltà non è virtù, è ignoranza. E appunto per questo alle infedeli bisogna dare una lezione. Uccidendole? Mm-hmm. E allora come fanno ad approfittare della lezione? Ne approfitteranno le altre. Ma, commendatore, se questo è il vostro modo di pensare, ho paura che commetterete delle grandi sciocchezze. Ma le donne ci amano appunto per le nostre sciocchezze. Soltanto un uomo molto stupido riesce a farsi perdonare dalle donne la sua enorme superiorità su di loro. Ebbene, signori, avete finito di linciare le donne? Stasera vi state dimenticando persino del poker. E voi, signora Savina, che cosa ne pensate dei fieri propositi di questi signori? Una piccola rivolta di schiavi, capitanata da un piccolissimo Spartaco. Savina, l'argomento non mi piace, lo sai. Scusami, caro. Ebbene, amici, chi gioca a poker? Ah, io! No, troppi. In cinque, non di più. Ah, allora io no. Ah, mi spiace per voi. Bene, allora, Marco, tu giochi? Sì. Giacomo, ho preparato per il poker. Tu giochi? Sì. Benissimo. Allora, tu? Ah, sì. E io! Sì. No, voi no, Vandina. Io sì. Ieri sera ho perso 120 lire e devo rifarmi. Padronissima di riperdere anche. Sta bene, allora siamo al completo. Bene. Prego, prendiamo posto. Dove ci sediamo? Come ieri sera, penso. Sì, se vi va. Io non cambiamo, facciamo... Prego. Sì. Piero. Sì, le doti, Pazienza. Allora, siamo d'accordo? D'accordo. Ecco, bene. Prego. Caro, Giorgio mi ha pregato di andare nel suo studio per posare, soltanto per la testa. Me lo permetti? Ma sì, figurati, cara, vai, posa. E riposa, mi raccomando. Grazie. No. Quante carte? Una. Due. Una. Signora Savina, abbiamo sete. Sì, e cosa volete bere? Oh, qualcosa di fresco. Del tè freddo? Allora? Sì. Cara, cosa vuoi dire? Scusa, 10. Passo. Io preferisco un'aranciata. No, non posso mai giocare, passo anch'io. Più 20. Bene. Passo. Le vedo, altre 10. Poker direi. No, anche ieri sera. Facciamo bene. Voi non sarete mai fortunato in amore. Vi faccio subito servire. A chi stanno le carte? Che cosa fate lì, signor filosofo? Niente, come tutti i veri filosofi. E tu cosa ne pensi, signor avvocato? Di che cosa? Dei filosofi. Ah. Beh, e allora? Dicevamo? Come sei distratto. Scusa, sai, pensavo... A una donna. Chi ha detto questo? Tu devi avere una passione... Per la filosofia. Beh, come preferisci. D'altronde i filosofi e le donne si assomigliano. Tendono sempre a complicare le cose più semplici. Credi? Sì. Poi tu devi saperne qualche cosa. Sei l'avvocato delle signore. Com'è che questa sera non hai detto neanche una parola in loro difesa? Difenderle. Fatica superflua, non ne hanno bisogno nemmeno in tribunale. Hai ragione, noi uomini abbiamo già tanto da fare per difenderci da loro. Ah, ecco provveduto per i signori assetati. Che cosa stavate complottando nell'ombra? Parlavamo di filosofia. A Cirillo la filosofia mette sete. Che cosa volete bere? Ma mi mettete in un grande imbarazzo, non so mai che cosa devo bere.
Non so, del tè freddo? No, no, non mi farebbe dormire. È più difficile scegliere una bibita che una moglie. Oh, niente meno. Sì, le mogli sono tutte uguali. E allora? Ah, voi non vi potete lamentare, avete una sposa modello. Ah, no, non lo nego. Qui è il filosofo che parla. Allora, vi siete serviti? Sì, grazie. Anche tu, caro. Scusa, io proporrei di dividere i due piatti. Sì, sì, sì. Sì, no, sì. Per, altrimenti andiamo a casa. E voi? Allora, così io non sì, va bene. Esatto. Sì. Ne facciamo due o tre. D'accordo, allora. Ci vediamo tra 10 minuti. Sì, prudente, ti prego. Non temere, ne avrà per tutta la notte. Preferisce il poker. Allora, Cirillo, vi siete deciso? Verrò un tè, non dormirò. Mi farò cantare una ninna nanna da mia moglie. Caro. Non hai detto una parola in tutta la serata. Hanno parlato tanto gli altri in convenzione. Che cos'hai? Sei preoccupato? Io. Perché non giochi? Perché vado via. Subito. Ho promesso ai Salvucci di andarli a salutare. E che stanno? A quest'ora. Anche i Salvucci di solito stanno in piedi fino alle 4 del mattino. Giocano, ballano. E così non mi accompagnerai a casa nemmeno questa notte. Se al mio ritorno sarai ancora qui, volentieri. Ti comporti come se fossimo già sposati. Lascia che questo lo dicano di Piero. Piero è sempre vicino alla sua vanda. E anche troppo. Oh, i soliti maligni. Ogni modo è a far loro. Sì, va bene, ma noi? Non ti sembra che stiamo esagerando nel senso contrario? Era deciso che ci saremmo sposati adesso, a settembre. E invece tu hai di nuovo rimandato tutto all'anno venturo. Io ho già spiegato che le mie condizioni economiche in questo momento non sono affatto favorevoli. Già, già, intanto il nostro matrimonio va avanti a furia di rinvii. Verrà, verrà il giorno. Non mi sembri affatto entusiasta. Lo sarò quando verrà il momento. E intanto? Tanto cosa? Intanto questa sera vai dai Salvucci. Che cosa c'entra questo? Ma? A che modo di ragionare? Ti prego di spiegarmi. Spiegarmi, ci vai o non ci vai dai Salvucci? Ebbene? Basta, che cosa vuoi che ti spieghi? Buon divertimento. Sono miei clienti, è una visita di dovere. A mezzanotte. Ma mi hanno invitato. Vengo con te. Dove? No, no, stai tranquillo, non ci vengo. Non vedo perché non dovrei stare tranquillo. Appunto. Appunto. Te ne vai già? Ciao, ti saluto. Che furia. Ci vedremo forse più tardi. Arrivederci, cara. Arrivederci. Sei solo a me, eh? Sì. Arrivederci, signora. Andate via? Io passo. Così presto? Eh sì, vado un momento dai Salvucci. Cinque. Ci vedremo forse più tardi. Verrò a prendere Marta per accompagnarla. Sì, questi cinque. Viziosi li troverete certo ancora qui. Noi invece ci rivediamo domani. Sì, credo proprio che andrò a dormire. Sono molto stanca. Sì. Con permesso, diciamo. Luciano, ti aspettiamo allora, eh? Salutami la signora Salvucci. Senz'altro. Arrivederci. Le carte chi stanno? Stanno a me. Uno per voi? Sì, grazie. Bene. Ah, oh, sono proprio stanca. Vado a dormire. Noi abusiamo un poco, no, non è vero? No, affatto. Ma lo sapete bene, quando è una certa ora mi si chiudono gli occhi. Anzi, vi prego di scusarmi. Beh, buonanotte. Buonanotte. Buon divertimento. Grazie. Buonanotte, cara. Buonanotte, cara. Allora, no, stavano a me, prego. Sì, a parte. Sì. Arrivederci, sì. Cirillo. Sì, sì. Buonanotte. Signora Sabina, come vi invidio, beata voi che andate a dormire. Buonanotte. Sì. Buonanotte, Marta. Vengo a finire la sigaretta nella tua camera, così mi farai vedere due cappelli che ti sono arrivati ieri. A quest'ora? E perché? No, io preferisco che tu me li veda in testa. Domani ne metterò uno, quello di velluto mod. Ah, di velluto? Eh già, è la moda di quest'anno. D'estate il velluto, non è logico, lo so. Ma d'altronde non sono logiche le teste, non possiamo pretendere che lo siano. I cappelli, scusami. I capelli almeno si possono cambiare. Fin troppo. Ho un conto dalla modista. Come si fa? Bisogna piacere agli uomini. Siamo schiave della moda. La moda delle signore è dettata un po' dal gusto dei loro uomini. Già, sono così pazzi a Parigi. Oh, anche qui, anche qui. Chissà che ora tornerà Luciano.
È andato dai Salvucci. Ah, sono simpaticissimi. Già, simpaticissimi. Intanto mi ha lasciato qui ad aspettarlo. È giusto che tu l'aspetti, sei la sua fidanzata. Ma io... Oh, scusami, caro, un sonno da morire. Addio, scappo. Cara, se ti annoi, sul pianoforte ci sono delle riviste. Sono arrivate oggi. Ah. Notte. Ecco qua, pago e smetto. Ma no, perché? Ma perché stasera ne ho abbastanza. Ma adesso che mi dico? Fai un altro tentativo. Mi spiace. Sì, va bene. Mi spiace, ma bisogna togliere le sedie. Se vediamo di fare. Sì, sì, sì. Che cos'è? Caro, mio marito mi ha dato il permesso di venire da te. Ma non vedo l'ora che sia domani per potermi gettare fra le tue braccia. Sta bene. Alle tre, dunque? Alle tre, alle tre. C'è vostro marito? Ah? Dorme. Se ci avesse sentiti. No. E poi, è così buono. Un marito come lui, non c'è nemmeno gusto a tradirlo. E pensare che per me l'unica cosa interessante della vita coniugale è il rischio. La rischiosa necessità dell'inganno, della menzogna. E invece... Eccolo là, dorme. Ahimè, il dramma rifugge dalla mia vita. Dico, non facciamo scherzi. Oh, ma i tuoi baci mi compenseranno delle delusioni subite. No, io non gioco più. Ma perché? Ma è il colmo della disdetta, amici. Ti prego, non mi diverto, non vedo una carta da quando abbiamo cominciato. Mi dispiace, non è per la stessa... Ecco, quanto devo? Buon riposo! Scusate, no, veramente. Oh, scusa, cara, mi ero addormentato. Riposa, caro, dormi. Ti fa così bene dormire? Già. No, non può essere. Vabbè, prendete posto voi per una mezz'oretta soltanto. Sì, va bene, su, c'è anche Giorgio. Così. Allora, le carte mi stanno? A lei. Basta, basta, per questa sera basta veramente. E tu che ne facevi di là, eh? Solo, solo. Mi ero addormentato. Buongiorno, bene alzato. Ma che cos'ha Marta? Sembra un'anima in pena. Aspetta Luciano, aspetta il fidanzato. L'amore... il matrimonio, ma mio caro, il matrimonio mi pare che sia un'istituzione un po' troppo calunniata. Io per esempio sono felicissimo. Anch'io? Tutto sta a farci l'abitudine. A che cosa? Alla propria moglie. No, bisogna anche cercare di comprenderle le donne. Vedi, non c'è che un mezzo per comprendere le donne. Sì. Amarle. Più si sentono amate, più si sentono comprese. È quello che faccio io con la mia. E io... non credo che mia moglie pensi di essere un'incompresa, eh? Tu che ne dici? Io? Di tua moglie? Ah, non ne so niente, non capisco che cosa... No, capisci, ma sì che lo sai, lo sanno tutti, lo sappiamo tutti. Come? Già. Tu dici? Sicuro. Tua moglie? Mia moglie. E tu?
E io... Ah, no, è magnifica. Beh, magnifica proprio non direi, ecco. E... Oddio mio, ma tu ti sei adattato? Ci si adatta a tutto, non si ha idea di quanto sia grande la facoltà di adattamento degli uomini. Ma mi dirai che ti sei sposato, disposto già... Vedi, tutti gli uomini, se avessero dello spirito, dovrebbero sposarsi con questa favorevole disposizione, per non avere delusioni in seguito. No, 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 caro, io non avrei mai sopportato. Vedi, se io fossi stato un marito terribile... Lei non ti avrebbe tradito. No, no, mi avrebbe tradito lo stesso. E io sarei stato ridicolo, forse più ridicolo. Ma poi perché ridicolo? Ma tu non senti nemmeno di essere ridicolo. Io al primo sintomo sarei stato spietato. Sì, lo so, avresti ucciso. Ma vedi, se io l'avessi uccisa la prima volta che... Insomma, oggi mi troverei nelle stesse condizioni con la seconda moglie. No, no, perché l'altra o le altre non avrebbero osato. Ah, le donne osano tutto, non c'è il rischio che le tenti. E l'uomo che amano veramente è quello che è riuscito a trascinarle a commettere delle enormi, delle irreparabili pazzie. Tu conosci poco le donne. Io conosco me e so che l'ucciderei. Ah, sì, questo lo so anch'io, ti conosco. Ma perché? Come perché? Perché il matrimonio è un patto per la vita. E chi manca è giusto che paghi con la vita. Sì, sei il Napoleone dei mariti. Ma guarda, anche Napoleone non è stato affatto fortunato nel matrimonio. Cosa vuoi? Le donne evidentemente non hanno niente di sacro. Sei un cinico. Sei un cinico, scusami, ma mi fai quasi... Sì, anche a me qualche volta è sembrato di farmi... Ma quando si guarda l'umanità da vicino, si finisce per essere indulgenti con se stessi. E poi vedi, in fondo al cuore c'è anche un'altra cosa, che non dico perché se la dicessi allora forse sì, diventerei ridicolo. Chissà, forse verrà anche per lei la nausea, la stanchezza, la delusione. Si accorgerà che la cenere dell'amore è triste, squallida. E allora forse diventerà la compagna buona, dolce, fedele. Perché anche lei ormai avrà vissuto la sua vita. Esattamente come l'abbiamo vissuta noi prima di sposarci, capisci? Chissà. No, basta, basta, non ti ascolto più. La tua è una teoria vergognosa, semplicemente vergognosa. È un punto di vista assolutamente intollerabile, che io non posso condividere. Ma che cos'è? Inconcepibile. È un marito troppo suscettibile. Suscettibile? Torto. Che torto? Ma sì, non si deve dar corpo alle ombre. Non dobbiamo fermarci alle apparenze. Eh? Io capisco, forse un po' di leggerezza, un po' di civetteria, ma da questo a... No, 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 assolutamente, io mi rifiuto di crederci. Ma no, 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 non può essere. Ma non può essere che cosa? Signorina Marta... No, no, non vi agitate così, io vi assicuro che siete in errore. Io conosco bene Savina, è insospettabile e nonostante le apparenze sento che potrei quasi rispondere di lei. Per l'ultima volta spiegate. No, si può sapere quello che dite? Non parlavate di... Di chi? Di nessuno. Ma zitto, ti prego. Di chi? Io non so. Avanti, parlate. Vi ho detto parlate. Ma Cirillo, che cosa mi avete detto voi? Io? Ma non darle ascolto, non vedi che non capisce quello che dice? Io non ci capisco più. Parlavate... Di lei. Ma io credevo. Parlavate di Savina. Ma è un equivoco, non capisci? Voglio sapere! Ma insomma, si può sapere che cosa succede? Niente, niente. Giocate, continuate, niente. Voi sapete, quindi mi direte. Ma Paolo, vi assicuro che... Non volete? Non importa. Vuol dire che sarà lei a dirmelo. Oh no! Paolo, non fare sciocchezze! Ti prego, lasciami passare! Apri! Apri a sfondo l'uscio! Apri, aprite! Savina! 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 Savina!
Cosa volete ancora da me? Eh? Siete contenti che ne avete dato il tempo di fuggire? No, ormai le tue smanie sono inutili. Penserai a tutelare il tuo onore, altrimenti... Il mio onore? Ma cosa vuoi che c'entri il suo onore? Teorie di base! Tacete! Tacete tutti, è meglio, zitti, per carità, zitti. Va bene, bene. Tu... Siete stati tutti suoi complici. Tutti lo sapevate, tutti! Soltanto io ero cieco. Cieco! Come un marito qualunque, stupido, ridicolo. Ecco, ridicolo! Calmati, calmati. Vedremo in seguito quello che sarà il caso di fare. In seguito? Già. In seguito mi rivolgerò ai tribunali per sentirmi dire qual è l'articolo del codice che autorizza un marito ad essere ridicolo. Questo non è vero? In seguito. E intanto lei ride di me, e il peggio è che non ho potuto avere la soddisfazione di vedere in faccia quel mascalzone, di vedere chi era. Portatemi via, portatemi via, e accompagnatemi a casa. Sì, sì, verrai con noi, calma. Che cosa fate ancora qua? Andatevene, via, le condoglianze me le avete fatte. O avete intenzione di trascorrere la notte a vegliare questo cadavere di marito? E tu? Tu sei contento adesso, vero? Sei contento, eh? Io? Ma che cosa dici? Perché? Non fargli caso. Soffre. Poveretto. Lasciatemi solo, andatene! Sì, sì, ce ne andremo quando ti sarai calmato. Subito! Quando ci avrai promesso di non fare sciocchezze. Subito! Ma non lo capite che mi esasperate? Andate! E va bene! Ce ne andiamo! Andate! Grazie. Subito! Impara tu piuttosto. Perché?
Non ho una parola, è inutile. Paolo! Sei tornata, eh? Ascoltami. Sei venuta per sfidarmi. Sono venuta per umiliarmi. Ma se poco fa sei riuscita a sfuggirmi, adesso no. Paolo! No, adesso ti ho qui. Paolo, se mi hai amata, se... Come ti amo? Paolo! Da zitta! Fai di me quello che vuoi. Ma ti prometti di essere eroica, eh? Ma non credere ancora di essere salva. No. No. Così. Così non posso. Come. Oddio. Perché mi hanno disarmato? Prendi. Ecco, la tua rivoltella. No. Non mi ucciderai. No, Sei sicura? No. Non mi ucciderai. Paolo. Paolo, ti supplico, togliti questa maschera di assassino. Sii sincero con te stesso. Cerca di leggere in fondo al tuo cuore. E non essere lo schiavo delle tue parole, dei tuoi atteggiamenti. Paolo, in questo momento noi stiamo giocando il nostro destino. Ti prego, non mettere l'irreparabile fra di noi, nella nostra vita. Pensaci. C'è ancora qualcosa che possiamo salvare? No! No, no. No. No, tu sei morta con me. Sarà come vorrai tu, ma rifletti prima. Morta. Per me. Ma per gli altri. È per questo che ti disperi. Per gli altri. Non è per amore che soffri. Ridicolo! Che pena! Bene, non c'è che una sola cosa da fare. Tutto quello che vuoi. Tu partirai. Ah. Devi scomparire. Mi mandi via. Per sempre. Per sempre. Fra un'ora al massimo salirai in automobile con me. Ma nessuno dovrà sospettare della tua partenza. Io ti accompagnerò in Svizzera, di là prenderai un treno per Parigi, per Londra, al resto penserò io. Che cosa intendi fare? Non ti riguarda. Paolo, mi fai paura. Paura? E perché? Ormai lo vedi, sono calmo. Non è per me che ho paura, è per te. Per me? Per me non dovevi fare quello che hai fatto. Partirò domani. Dammi almeno il tempo di parlare, di spiegarti. È inutile, che cosa speri? Dammi tempo fino a domani. No! No. Ho il diritto, sì o no, di cacciarti dalla mia casa dopo quanto è accaduto. È il meno che io possa fare. Poi ti domando il favore di andartene lontano e di prendere un altro nome. È molto? Ecco, io ti faccio grazia della vita a questo patto. Che io
senta un altro nome? Lo esigo. Ti darò del denaro perché tu possa provvedere a te stessa nei primi tempi. In seguito penserò a farti avere tutto quanto ti occorre. Ma... dunque è proprio per sempre? Certo che è per sempre. Ti facevi forse delle illusioni. E intendiamoci, Nessuno dovrà sapere, nemmeno lui, che non venga a raggiungerti. Ti dispiacerebbe? Soltanto perché voglio che nessuno sappia della tua partenza. Tu devi essere morta per tutti. Dunque partirai e lui non deve sapere dove sei. Ah, non temere. E poi, ti sembra che io ora sarei qui, davanti a te, se avessi ancora qualcosa di comune con quell'uomo? È finita. Tieniti i tuoi rimpianti. È ben altro quello che io rimpiango. Non mi interessa, vedi bene che non ti domando nemmeno il suo nome. A che servirebbe? Non ho altro da dirti. Ma dunque, è proprio per sempre. Sei irremovibile. È deciso. Deciso. Pensaci, Paolo. Non muoverti di qui, Pensaci! Basta! E non farti vedere da nessuno. Ho capito. La pena di morte commutata in quella dell'esilio. C'è ancora alzato? Soltanto io. Giacomo e Teresa sono già andati a dormire. Portate subito l'automobile sulla strada. Devo telefonare allo chauffeur? No. No, non ce n'è bisogno. Guiderò io stesso. Quando avrete portato l'automobile sulla strada, salterete in bicicletta e andrete immediatamente a Como per spedire questo telegramma. A voi. Andrea, se non avrete voglia di ritornare, potrete dormire a Como. Fate tutto presto e bene. Andate? Si sforzava per non ridermi in faccia. Ecco, si comincia. È permesso? Sono andati tutti via. E Marta? È il cielo che ti manda. Che cosa accade? Ho bisogno di te. Perché? Perché ho ucciso mia moglie.
mi tradiva, l'ho uccisa. Paolo, sei impazzito! L'ho uccisa. L'ho uccisa. L'ho uccisa! Ma come? Quando? Scusa. Un'ora fa, mentre eravamo in terrazza a giocare, lei era in camera sua con un uomo. Con... con un uomo. L'ho sorpresa, ma le hanno dato il tempo di fuggire. E poi? Poi ero rimasto solo in casa e lei è tornata. Sperava forse che le perdonassi. Perdonarla. Ha potuto sperare che io la perdonassi. Mi sono precipitato su di lei. Non so bene come è riuscita a sfuggirmi. Allora l'ho afferrata alla gola. Ecco, ricordo lucidamente la sensazione delle mie dita, delle mie unghie, che affondavano nel morbido candore del suo collo. Lei si dibatteva addossata alla balaustra, si dibatteva e impallidiva sempre di più. Allora io, a un certo momento, completamente fuori di me, l'ho spinta, lei è precipitata giù. Un grido, un tonfo, due mani bianche in un gesto disperato, fior d'acqua, e poi dei cerchi, sempre più grandi, sempre più grandi, e poi il silenzio, più nulla. Ecco, l'ho uccisa. È atroce! È orribile! Era inevitabile. E lui? Lui? Non ne so nulla. Non me ne importa nulla. Ah. Sì, ma adesso tocca a te. Tu sei il mio migliore amico. Ascoltami. Domani mattina io andrò a Como per costituirmi. Tu sarai il mio avvocato. Ah, no! No, perché no? Non so, ecco, sento che non saprei. No, non ci sei che tu, invece. Tu mi conosci da tanti anni. Conosci le mie idee, i miei principi. Tu solo puoi parlare ai giudici perché mi assolvano. Luciano! La mia sorte è nelle tue mani. Non posso. Non vuoi? Si tratta di salvarmi e tu ti rifiuti. Ma perché? Salvarti, ecco, non so se ti riuscirei. Mi assolveranno invece. Delitto d'onore. O pensi forse che non avevo il diritto di uccidere? Non so, lo so, lo so. Ma che ragioni hai per difenderla? E forse qualche ragione? Spiegati, nessuna. 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 Era una donna indegna. Aiutami a trovare qualcosa di più forte. Ma indegnissima. Grazie. Sta bene. Accetto. Oh, finalmente. Ah, per un attimo ho temuto che volessi tirarti indietro. Allora domani mattina andremo a Como per costituirmi. Mi consegnerai tu stesso. Addio, amico mio. Non vuoi stringere la mano di un assassino? Scusa, figurati, ci sono abituato. A domani, allora, eh? Come sei calmo. Dopo una grande tragedia si perde ogni sensibilità. E grazie. Figurati.
presto, presto, su, avanti, state presto, che sta per arrivare. La bandiera è a posto? Sì, sì, tutto a posto, signor Giacomo. Tutto a posto. Andiamo a vedere. Eccolo, eccolo che arriva. Guardate, guardate, mi sembra di vedere gente sulla strada. Sì, sì, sentite, la musica. Lo accompagnano qui con la musica. Ma la sua soluzione è una festa per tutti. Come deve essere felice il nostro padrone di tornare qui a casa sua dopo tanto tempo. Povero signor Conte, 8 mesi di prigione. Bentornato, signor Come Conte. Come si sono permessi, eh? Auguri. La signora Savina Pomeretta. Auguri, signor Conte. Nemmeno sepoltura le si è potuta dare. Pace all'anima sua. È rimasta marcita. Bentornato. Se avesse fatto il suo dovere, sarebbe ancora viva. Tutti uguali, voi uomini. Eccolo, eccolo che arriva. Andate, andate. Ecco. Benvenuto! Benvenuto! Come siamo felici di vederla, signor Conte! Bentornato! Spero, signor Conte, che l'abbiano trattato bene! Sì, sì, benissimo! Che magnifico processo, signor Conte! Io ho pianto tutte le volte! Ah, io ero sicuro, signor Conte, sicurissimo che l'avrebbero assolto! Sì, anzi... A questo proposito voglio ringraziarvi per le affettuose deposizioni che avete reso in corte d'assise. Abbiamo detto tutta la verità, signor padrone. Null'altro che la verità. Bene, bene, bene. Ben. Il signor Conte ha bisogno di qualche cosa. Un momento, un momento. Abbiamo preparato un'eccellente colazione. Grazie, grazie, ho già mangiato. Ma basta, basta! Non vogliamo andare avanti fino a stasera con questa musica. Già, ecco. Ringraziatile da parte mia, ditegli che se ne vada. Oh, yeah. E che ci fanno tutte queste colpe? Sono fiori. Lo vedo. Fiori che hanno mandato questa mattina per lei. Per me. Per me. Un'ignota ammiratrice. Sine sanguinis effusione non fit remissio. Non c'è perdono senza effusione di sangue. E la bandiera? L'abbiamo messa noi in segno di gioia. Ah, festa nazionale, eh? Vabbè. Signor padrone? Sì? Se lei mi permette, vorrei presentarle mia moglie. Hai preso moglie? E chi è? Ah, la Teresa? Ha sposato la Teresa. Bene, bene. E allora, che cosa vi devo dire? Auguri. Grazie. Grazie. Ci sono altre novità? È arrivata posta? Ah, altro che. Gliela porto subito, signor Conte. Grazie. Bene, bene. Non riesco ancora a riambientarmi. Sembra il camerino di una ballerina. Che cos'è? La posta. Tutta questa roba. E ce n'è dell'altra. Cesti di posta. Ho 7 milioni, un'anima ardente, un passato senza macchie, volete che sia vostra? Miss Emily. Anch'io ho ucciso mio marito
perché mi tradiva con una rivoltella. Ah, oh, sì. Vabbè. Avete visto mai sulla proda di un chiaro fiume silenzioso un giglio tutto solo eretto sul suo esile stelo? Tale io mi sono. Oh, basta, basta, portate via. Portate via tutta questa porcheria. Via! Portatela via! Allora non c'è niente di serio in questo mondo. L'umanità rende ridicolo anche il dramma più angoscioso. Buffoni! Si può! Sì. Si può! Ah, sei tu! Amico! Sì! Amico mio! Sono qui per abbracciarti ancora una volta! Fa pure. Non so dirti tutta la mia esultanza! Non la dire, non importa. Ma si direbbe che tu non sia troppo soddisfatto. Perché non dovrei esserlo? E questo plebiscito di ammirazione ti deve inorgoglire. Fino a un certo punto. Come? È l'omaggio di tanti cuori nobili e generosi. Sarà, ma tutto questo mi mette un po' a disagio. Ma perché? Non lo so. Capisco, capisco. Tu non eri preparato a questo. Già. Un colpo di bufera ti ha sbalzato su di un piedistallo impreveduto. E oggi tu sei un uomo eminentemente rappresentativo. Sei stato assolto. E dunque mettiti in pace con la tua coscienza come sei in pace con gli uomini. Va bene, farò come dici tu. Anche mia moglie, che è pienamente d'accordo con me, verrà qui a momenti per presentarti le sue felicitazioni. Tua moglie? Hai preso moglie? Anche tu? Sì. Credevo che Luciano te lo avesse detto. No, 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 non me l'ha detto. E chi hai sposato? Ah, ho sposato Wanda. Sì, Wanda, Wandina. Wandina, hai sposato Wandina? Ma sì, non te la ricordi? Certo, la ricordo benissimo. Sono 6 mesi. Ma, felicitazioni. Grazie. Grazie, caro Paolo. Le mie più vive felicitazioni. Grazie. E non faccio per dire, ma un matrimonio magnificamente assortito. Ah, lo credo. E siamo molto felici. È naturale. Una creatura di una purezza e di una ingenuità incantevoli. Non avrei potuto sposare una fanciulla migliore. Ah, giusto. E senti, cosa? Come si chiamava? Ah, Piero, vuoi dire, sì. Il suo ex. Appunto, non... sparito. Un ragazzo senza cervello. Mm. Non l'avrebbe saputa comprendere, no, no. E l'avrebbe resa infelice. Certo. Si sono lasciati restando buonissimi amici. Ah, nulla di male, capirai, quando le cose si fanno correttamente. Complimenti. Grazie. Si può? Oh, eccola. Scusa. Marco. Cara. Oh, sono Cara. Tanto, tanto, tanto lieta di rivedervi qui. Siete molto buona, signora. Ciao, avanzo di galera. Noi ci siamo già abbandonati alle effusioni d'uso. Sì, abbiamo già fatto. Tutti questi fiori, straordinari. Ma di un po'. Sì. Quando è che fai conto di riprender moglie, eh? Ah, ecco, quando tu comincerai ad avere stima delle donne. Oh, aspetterai allora la mia morte. Peccato. Sono qua. Caro, come state bene senza i baffi? Bene. Lasciatevi abbracciare. È tanta l'emozione che non riesco a trovare nemmeno una parola per dirvi la gioia che provo. Ecco, vi trovo ingrassato. Sì, è il riposo. Caro, avete ricevuto i miei fiori? Sì, sì, li ho ricevuti, grazie, grazie. E poi mi racconterete tutto quello che avete provato laggiù? Sì, durante quest'inverno. Anzi, per semplificare, scriverò un libro, Le mie prigioni. Caro, ed io in compenso vi racconterò tutto quello che è avvenuto durante la vostra assenza. Sì, raccontatemi. Parecchi matrimoni, intanto Marco con Wanda. Già. Poveretto. No, non dite queste cose voi, Tacete. Avete ragione. E poi Luciano, il vostro avvocato, con Marta. Sì, e anche Andrea, il mio cameriere, ha sposato Teresa. Il mio esempio non ha scoraggiato gli aspiranti al matrimonio. Anzi,
li ha... Caro Paolo! Chi è là? Oh, caro Giorgio! Cosa dirti? Ma niente, permesso che vado un momento dai miei amici. Dunque, potrò vederti almeno oggi? Che cos'hai? Sì, oggi alle 5 ti aspetto. Perché non... Ho da parlarti. Ma perché non subito? Che cos'hai da dirmi? Alle 5. Allora dicevamo, mia cara? Sono triste, amico, tanto. Coraggio, coraggio, c'è sempre tempo per ricominciare nella vita. Ahimè. Sì, 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 sì. Ah, voi sì che lo potete. Io ricominciare un po'. Sì, se non nel matrimonio, almeno nell'amore. E voi, se non nell'amore, almeno nel matrimonio. Oh, perché dite questo? Nel matrimonio, se avessi sposato un uomo come voi, allora sì. Voi eravate l'uomo fatto per me, avete tutte le qualità per... Ma il destino... Il destino me l'ha fatta sposare una donna come voi. Ed è stato un gran male. Dio mio, che durezza! Coraggio! Ah, sei tu? Buongiorno. Sai, oggi verrà qui il sindaco accompagnato dalla giunta per rallegrarsi ufficialmente con te della tua assoluzione. E poi ti vogliono a pranzo. Un banchetto? Sì, all'Hotel Splendid. Le adesioni sono numerosissime. Oh no, questo è troppo. È troppo! Ma che cosa credono? Che io sia diventato il loro buffone? No, che non osino propormi una cosa simile, eh? Un banchetto, tu hai capito? Sì, lo so, il sindaco leggerà un magnifico discorso. Non mi interessa. Ti assicuro che è bellissimo, gliel'ho scritto io. È venuto a chiedermelo e non ho saputo dirgli di no. Un banchetto, è fantastico! Ma non ci vuoi andare? Andare? Ma tu sei pazzo, io non voglio servire da pretesto alle loro indigestioni. Peccato, un così bel discorso. Piero? Sì, cara, vengo. Ma che cosa vogliono da me? Abbi pazienza, sono gli inconvenienti della celebrità. Anche tu? No, ti prego, eh? Eh sì, anch'io, necessariamente. Perché necessariamente? Eh sì, perché altrimenti ti dovrei compiangere. No, no, per favore non cominciare a tormentarmi con i tuoi soliti giochi di parole. No, io non sono qui per tormentarti, ma per farti coraggio. Per farmi coraggio? Eh sì, ne hai bisogno. Perché? Per sopportare tutto questo. Vedi, le assoluzioni dei tribunali in certi casi hanno questo di terribile, che abbandonano l'imputato alla folla perché le faccia giustizia. Come più le piace. E te ti lapidano a colpi di entusiasmo. E che cosa avrei dovuto fare, secondo te? Beh, partire immediatamente. Sparire. Ma naturalmente questo era impossibile. Infatti era impossibile. E già perché tu dovevi venire qui ad esibirti di fronte a quei 10 amici che sapevano e in onore dei quali tu hai ucciso. Eh sì, perché l'hai fatto per loro. Per paura che non sapessero tacere dopo... diciamo il disgraziato incidente che quella notte sei stato costretto a constatare. Quello che ho fatto è stato giusto. Ah, povera umanità. È stato giusto! Sì, non c'è bisogno che tu lo gridi. A che ti serve ormai, dopo che te l'hanno ripetuto giudici, giurati, popolo? A che ti serve? A convincerti, forse? Di che cosa a convincermi? Che era giusto? No, per favore, non parliamone, tu sai benissimo quanto siamo lontani, noi due, su questo argomento. Beh, forse oggi non siamo più tanto lontani. Ah, no? Dimmi se quella notte tu fossi stato solo qui in casa, con la certezza assoluta che nessuno mai sarebbe venuto a sapere, l'avresti ucciso? Uccisa? Sì, signore. Ne dubiti, forse? Eh sì, ne dubito. Allora vuoi dire che non sono sincero? No, non sei sincero. Con tal più, in buona fede, sono due cose diverse. Tu credi di dover credere nei tuoi principi, ma in effetti non ci credi. No, 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 ti sbagli. E allora ben vengano, scusa, questi fiori, queste musiche, le bandiere, i discorsi, le acclamazioni, la celebrità, il trionfo. Indubbiamente tu stai vivendo il più bel giorno della tua vita e allora goditela tutta questa tua apoteosi. E vuoi un consiglio? Mm. Questa sera va al banchetto, è logico che tu ci vada. Basta, 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 per favore. Vedi? Ma
Ma a che cosa vuoi arrivare avanti? Che cosa vuoi dimostrare? Oh, niente, in questa vita non c'è niente da dimostrare perché tutto è evidente. Per esempio? Che tu sei un debole. Io? Io dopo quello che ho fatto? Ma tu forse? No, lasciamo stare me, forse un giorno capirai anche me. Adesso si parlava d'altro. Io sono un debole. Tu hai ucciso tua moglie per paura di essere un marito ridicolo. E il buffo è che il ridicolo colpisce soltanto e sempre chi lo teme. Ma non colpisce me. E allora stasera va al banchetto. Ma non capisci? Che cosa? Che oggi tutte queste esagerazioni mi ripugnano. Ah, Paolo, io ti amo per questo momento di sincerità. Tu senti il ridicolo di tutta questa glorificazione. Tu demolisci il tuo passato. No, no, non è questo, mi fraintendi. No, no, non ti fraintendo. E datti per vinto. Un marito che perdona non è sempre ridicolo. Quello che uccide, come vedi, qualche volta, lo è. Dio mio, io non ci capisco più niente. La verità è che provo un gran senso di delusione. Capisco, tu cominci a vedere tutto l'assurdo che c'è nelle convenzioni sociali. Ma preparati a sopportare degli stati d'animo più sottilmente tormentosi. Più tormentosi? È impossibile. Ah, sì, sì, tutto questo passerà relativamente presto. Ma... Ma? Ma è da oggi che tu comincerai a uccidere veramente tua moglie. Ucciderla in te stesso, giorno per giorno, ora per ora, sentimento per sentimento. Quello che hai fatto non è niente. Il delitto non è che il punto di partenza. Perdonami, non ne parliamo più. Oh, ecco l'altro trionfatore, l'altro eroe del giorno. Cirillo. Oh, come va dunque? Possiamo vedere la tua faccia un po' più serena oggi? Perché oggi più di ieri? Come perché? Caro Paolo, caro, ancora una volta, sono molto felice di vedervi. Sempre grazie. Prego. Che bei fiori! E quanti, un vero plebiscito, sì, ma guarda che meraviglia! Quante ammiratrici, Tante, tante, tante. Ah, hai comprato l'edizione straordinaria? Ah, così. Cos'è? Eccola qua, La tua magnifica arringa. Ma non l'ho comprato per questo. No, no. Oramai sei un principe del foro. E lo devi a me. Non parlarmene, ti prego. Ricordati quello che ho sofferto. Ricordati che io non volevo. E se non fosse stato per l'amicizia... Ad ogni modo non sono affatto soddisfatto. Nemmeno io. Come tu non sei soddisfatto. Mandami la tua parcella. Voglio pagarti entro domani. Pagarmi? Ah, no. No, perché no? Ma perché mi ripugnerebbe prendere del denaro da te? Sì, insomma, da un amico. E a me ripugnerebbe doverti della riconoscenza per una soluzione ottenuta con quei mezzi. Quali mezzi? Diffamando in piena corte d'assise quella povera disgraziata. Una donna assetata di sensazioni morbose, malata di tradimento. Ho detto la verità. Cosa? Beh, come può dirla un avvocato in corte d'assise per ottenere l'effetto voluto? Necessità oratoria. Tu dovevi sostenere la tesi di diritto e nient'altro. Ma con i giurati bisogna sostenere la tesi di sentimento. La tesi di diritto. Ti avrei fatto condannare. Tu dovevi accertare solamente questo, che io ero nel mio pieno diritto quando l'ho ucciso. Ma io avevo il dovere di farti assolvere. No, tu avevi il dovere di non farmi un male peggiore, per questo mi ero rivolto a un amico. Invece tu non hai pensato altro che al tuo successo come avvocato. Va. E io aspetto entro domani la tua parcella. Chiaro. Cliente ideale? E cos'hai? Sei turbato? Dice che non gli è piaciuta la mia arringa. Come mai? L'hai fatto assolvere. Hai pagato il tuo debito. Quale debito? D'amicizia. Paolo invece pensa che non gli sono stato amico. Strano, più amico di te, dove avrebbe potuto trovarlo? E vuole pagarmi. È giusto. Ah no. Sei l'uomo degli scrupoli, che cosa aspetti ora? Che sia lui ad assolvere te? Non c'è niente di cui debba assolvermi. Tu piuttosto. Ho l'impressione che tu faccia degli sforzi eccessivi per piacere a Paolo. Si direbbe che tu voglia farti perdonare qualcosa da lui. D'averti sposato, forse. Io vorrei sapere che cosa ci fa tutta quella gente davanti al cancello.
Sembra una folla in attesa che si apra la porta dello giorno. Rivedere un grande attore tragico che ritorna fra noi dopo una lunga assenza. Signora, vi prego. E mio marito che vi ha annunciato al gran pubblico con parole talmente fastose. Vostro marito, che... vostro marito. Mio marito, non è forse il vostro migliore amico? Il mio migliore amico? No. No? Mi sorprende. Vi dico una cosa sgradevole, ma... Sgradevole? Affatto. Io non ci tengo che voi siate amico di mio marito. Ah, avete paura che lo guasti, eh? Che gli trasmetta i miei principi. Avete paura per voi. Mm? Il giorno in cui si trattasse di me, sarei tranquillissima. Perché ci sareste voi a difendermi. Io? Perché non potrebbe trattarsi che di voi. Ah. Come avete passato tutto questo tempo? Che cosa facevate laggiù? Nulla. Troppo poco, nulla. E poi la solitudine. Sempre solo, non è vero? Qualche volta veniva vostro marito. Non doveva essere certo un grande sollievo. E sempre lì, tra quelle quattro mura. Quasi sempre. Chissà quale enorme fardello di desideri avrete accumulati là dentro. Desiderio di sole, di movimento, di vita. Sì. Ma nella fretta di uscire ho dimenticato tutto là dentro. Tutto? Oh, signore, Dio grande e tremendo, tu mi soffrivo, i padri combattendo sulle rembate, questo Dio tacendo è il rogo, è il faro. Tra Pola e Albona, presso del Quarnaro, tagliato... Scusate, ti chiedo scusa. Vi lascio per qualche momento e ritorno subito. Ma se ti diamo disturbo, andiamo via. Dai, continua a deliziare l'uditorio. Sì. Tra Pola e Albona, presso del Quarnaro. In ordine della mia stanza. Sì, signor Conte. Vuole che l'aiuti in qualche cosa? No, lascia. Tra Pola e Albona, sì, presso del Quarnaro, tagliai la pete audace, e il lauro amaro, e la rovere santa, con l'acciaro della pipente. Andiamo, presto! Signor padrone, signor Conte! Paolo! Signor Conte! Paolo! Signor padrone! Paolo! Signor padrone! Signor Conte! Signor Conte! Che c'è? Che avete? C'è, che hanno qua? Poco fa nel lago, due barcaioli passando qui davanti alla villa hanno sentito qualcosa urtare contro il remo. E allora? E allora? Era un cadavere. Mi dispiace. Un cadavere di donna. Poverino. Di donna! Ho capito. La signora Savinia. Bene, adesso no. La signora Savinia. L'abbiamo riconosciuta. L'avete... In uno stato irriconoscibile. Ma siete impazziti? Ma glielo assicuro, è lei, l'abbiamo riconosciuta tutti. Tutti. Anche lei, appena la vedrà. Ma io non voglio vedere nulla. Ma come? Nulla! Conte. Ma cosa credete che sia disposto a scherzare con la vostra fantasia? Ma perché? Ma è assurdo! L'hanno ripescato nello stesso punto dove è precipitata. Venga, signor padrone. Dove? È qui sotto, nel padiglione della Rosa. Rosa. Venga. Povera signora, non potevamo lasciarlo sulla riva. Ah, tu sai, io so che siete un branco di allucinati, questo so. Non crede che sia la signora Savinia? Non credi? No. E chi vuoi che sia? Non so. È evidente che si tratta di un corpo che è restato sommerso per molto tempo, ma è lei, è stata una voce sola, è lei, ed è naturale che sia lei. Ma se fosse l'americano? No. Vieni un momento. Vieni un momento. Lo capisco, è una cosa penosa, ma è necessario che tu la veda, che tu la riconosca. Poi penserò io a che si proceda immediatamente per le constatazioni di legge. Paolo, dobbiamo andare. Ma forse l'americano? No, è necessario, assolutamente. Che cosa atroce, mio Dio. Oh, povera Savinia. Ma siete sicura che sia lei? Ah, non c'è dubbio. L'ho riconosciuta subito. E da che cosa? Da tutto. Vabbè, allora.
miserabile Luciano. È quasi svenuto alla vista del cadavere. È debole di nervi, povero avvocato. Oh, che cosa tremenda, che cosa spaventosa. Dio, per carità, portatemi via, io non posso restare qui. Dio, che impressione, voglio andarmene. Aiuto, mi sento male. Aria, dov'è la porta? Lo chauffeur, chiamate lo chauffeur. Chissà l'emozione di Paolo alla vista di sua moglie. È stata una vera crudeltà, costringerlo a vedere. Oh, chissà che tormento. Eccolo che viene. Io posso fare Piero. Non Piero. Fatemelo vedere, non fatemelo vedere. Dio mio, che impressione che mi fa. Sembra un moribondo, un moribondo. E dunque, non c'è dubbio. Mai. È lei. E lei? Va bene. Tu ora cerca di stare tranquillo. Penserò io a tutto. Piero, vieni con me. Sì, andiamo. Sì. Al mio bastone. Penseremo noi a tutto. Coraggio, Paolo. E l'ingranaggio. Dove andremo a finire poi? Dio solo lo sa. Buongiorno, signore. Prego, cercate di me. Di me. Ah, credo di capire. Forse mi avete mandato dei fiori, eh? O forse mi avete scritto una di quelle tante lettere che ho trovato qui intorno. Tu. Voi. Avete dimenticato quello che... Siete impazzita! Non temere. Non mi ha visto nessuno. Sono passata per la scala della veranda. E poi così velata. Dio, ma è pazzesco! Ma che cosa siete venuta a fare? A salutarti. Non mi inviti a sedere? Prego. Sono Madame Severine de Grèze e vivo a Londra. Come vedi, ho fatto un lungo viaggio per avere il piacere di vederti un momento. Non dite sciocchezze. Pochi giorni fa mi sono spinta fino al confine italo-svizzero per seguire più da vicino il tuo processo. Ho saputo della tua assoluzione e sono venuta qui. A fare che cosa? Ma te l'ho detto, per il piacere di vederti. E poi ho pensato che in questo giorno di grande letizia per te potesse esserti gradito fra tanti omaggi anche il perdono della vita. Ma disgraziata, ma lo sapete che lì sotto c'è il vostro cadavere? Il mio? Sì. Il mio cadavere? Già. Non capisco. No. Poco fa, alcuni pescatori hanno trovato proprio qui davanti alla nostra... alla mia
mia villa un cadavere di donna che evidentemente giaceva in fondo al lago da molto tempo. Era irriconoscibile e tutti ti hanno immediatamente riconosciuta. Ma... me? Sì. Ti hanno presa, ti hanno portata nel padiglione delle rose e adesso sono tutti lì intorno alla tua salma che ti pregano e ti piangono. Ma... e tu? E io? Ma che cosa potevo fare io? Me l'hanno quasi imposto di riconoscerti. E lei, è lei. Che cosa intendi fare adesso? Io... dunque io sono proprio morta. Fra poco saranno fatte le constatazioni di legge. Morta. Anche per te. Mi hai riconosciuta. Certo. Che cosa speravi? Chissà. È assurdo. Almeno questo. Che il pensiero che io fossi ancora viva potesse, non lo so, confortarti. Mi è completamente indifferente. Come ha confortato me la notizia che tu eri assolto. Non è lo stesso caso. E allora? Dovrò di nuovo andarne? Certo. Tornare a Londra. O dove ti pare. E passare tutta la mia vita sola? Senza più rivederti. È necessario. Sta bene. Tornerò ad essere Madame Severine de Grèce. E per tutta la vita. Addio. Addio, Paolo. O secchi, madame. Adesso. Perché? Adesso no. Perché? Perché sarebbe imprudente. Ecco. Non temere. Me ne andrò come sono venuta. E il mio velo mi difenderà dagli sguardi indiscreti. Va bene così? Addio. No. Aspetterai. Adesso... potrebbero riconoscerti, hai capito? Ma chi vuoi che ci pensi? Io sono qui sotto, morta, da tanto tempo. Ragione di più. Se qualcuno ti riconoscesse, figurati quello che accadrebbe. Il ridicolo, vero? Hai paura del ridicolo? Ti ho detto di no. Aspetterai, più tardi sarà buio. Ma dove mi nascondo? Giacomo, vi prego, lasciatemi passare. Devo assolutamente vedere il signor Conte. Vi prego, abbiate pazienza, Giacomo. Devo assolutamente vederlo, parlargli da solo. Arrivederci, cara. Che cosa c'è? Non ne posso più. Ma che cos'hai? Quella morta. È terribile! Ah, sì, è vero. Paolo. Sì. Bisogna che io ti dica tutto. Tutto? Ma cosa c'è ancora? È un tormento superiore alle forze, io non posso più vivere in queste condizioni! Ma Carlo, ma che ti succede? Ecco. Ricordi quella notte? Quale notte? Paolo, io ti sono stato un amico sincero, un amico devoto, il più affezionato degli amici. Sì, vabbè, tanto oramai. E oramai cosa? Non alludevi al mio malumore per la tua ringa? Ma no! No? E cosa c'è allora? Eppure l'amicizia che avevo per te non è servita a difendermi contro me stesso. Il giorno in cui fui preso dalla passione, dalla pazzia, mi sembrò che l'amico del cuore e il marito fossero diventate due persone diverse. All'amico io serbai intatto il mio cuore, ma... Ma fammelo lì, vedi, ma che cosa mi vai raccontando? Non capisco. Paolo. Calma. Paolo. Sì, tranquillo. Quella notte
Ero io. Sì. Di sopra. Con lei. Tu. E ora fa di me quello che vuoi. Miserabile! Avevo bisogno di confessarmi per mitigare il mio rimorso! Come tu! Tu! Oddio mio! E come hai potuto? Tu hai avuto il coraggio di assumere la mia difesa. Hai avuto il coraggio di accusare lei. Di dire di lei delle cose turpi. Ma sei un vigliacco! Ma no. Ma no, lei non può averti amato. Non ti ha amato, ne sono certo. Beh, perché? Deve essere stato un istante di follia. Mi fai ribrezzo, vattene. Vattene, via, 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 via. Vattene! Hai sentito? Che cosa vuoi fare? Uccidermi? Un'altra volta? Un'altra volta? Qui sotto c'è già il mio cadavere. Sono Madame Séverine de Grez. Mai, mai. Nemmeno quella notte io ho avuto così chiara e netta la sensazione del tuo tradimento. Mai, mai così chiara e lacerante come in questo momento. Ma vedi bene che l'uomo per il quale ti ho tradito non valeva il tradimento. Non cercare di sottilizzare. Perché non ti ho ammazzata veramente quella notte? Oggi avresti dei rimorsi. Meglio qualunque rimorso che questa sofferenza. Amala, questa tua sofferenza, perché ti viene da me, che sono viva, qui, vicino a te. Vattene, non ti voglio più vedere. Se tu mi avessi uccisa, allora, oggi il tuo tormento sarebbe molto più crudele. Sarebbe stata una liberazione. Ma quale liberazione? Se tu mi ami. Io? Sì, mi ami. Ti odio. Mi ami. Vattene. Poco fa mi hai trattenuta. Soltanto per evitare uno scandalo. No, perché mi ami. Perché mi vuoi con te ancora. È falso chi ha detto questo. Era superfluo che tu lo dicessi. Ma io so che resterò vicino a te. Che tu mi vorrai di nuovo come prima. No, non ti inganni. Guarda, a me non importa più niente dello scandalo, del ridicolo, di niente. Piuttosto che averti ancora un minuto vicino a me, io preferisco affrontare qualunque conseguenza. Se anche ti vedono, ti riconoscono, non me ne importa. Ma un minuto di più qui, no, ecco. Sta bene? Me ne andrò. Subito. Me ne vado. Ma... Ogni altra parola è inutile, non ti ascolto. Ma... Va. Paolo. Sola. Senza di te io... Io non potrò vivere. Non vivrò. Avrai la liberazione che desideri. È molto presto. Preferisco uccidermi, Paolo. Mi ucciderò! No! No! Paolo! No, no. Non voglio che tu vada via ora. Aspetta. Aspetta che venga buio, come eravamo d'accordo. Intendevo dire questo. Povero Paolo.
Ti aspetterò. C'è Paolo di sopra. Eccolo che scende. Avete visto che aria aveva quel povero Paolo? Sembrava un morto. È il rimorso. È un uomo finito, poveretto. È un cadavere, sia pure di donna. È un peso non indifferente nella vita d'un uomo. È così stordito che non ha pensato nemmeno a mettersi un abito nero. Bisognerà dirglielo. Come mi sta questa toilette? L'ho fatta fare in fretta e furia. Tu sta benissimo. Io invece mi sono messa questo vestitino dell'anno passato. Quello che mi impressiona è che Paolo è entrato nelle sue stanze ieri sera e ne è uscito solo ora. Chissà che tormento. Bisognerà cercare di distrarlo. Sì, però la cameriera, la Teresa, che gli ha servito i pasti in camera, mi ha detto che ha mangiato moltissimo, che ha mangiato almeno per due, specialmente questa mattina a colazione. Fa bene a nutrirsi. Ah, sapete che ho visto... questa mattina... Chi? Vi ricordate quella coppia? Quei due americani che erano qui l'anno passato. Ah, sono qui di nuovo, cari. Sì, ma è venuto solo lui. Lei non c'è più. Oh, che cosa sarà accaduto? Si saranno lasciati. Che peccato. Lei era così graziosa. Gli uomini, le promesse, i giuramenti. Scusate, amici. Sì, Paolo. Scusate. Sì, caro. Qualcuno di voi, per favore, vada sotto, continua ad arrivare gente. Sì, non sì, voglio... sì, possiamo andare noi, andiamo noi, Paolo. Stai tranquillo, Paolo. Prego, reverendo. Andiamo. Oh, no, di qua, di qua. Continuano ad arrivare fiori. Povero Paolo. Giorgio, è impossibile lasciarci così. Su via, mi sembra di essere stato chiaro ieri. Non posso. Non voglio. Voglio io. E questo è sufficiente. Elisa, cosa ti succede? Amico mio, amico mio. Su, su, non fare così. Savina ormai ha finito di soffrire. Oggi chi si deve compiangere è Paolo. Ragione tu. Già. A che serve uccidere? Credo che questo sia l'unico punto sul quale noi due andiamo d'accordo. Ah no? Ti sbagli, caro. Io ho sempre pensato che un marito, se la moglie lo tradisce, ha pienamente il diritto di ucciderla. È giusto? Anzi, ti dirò di più, non è soltanto giusto, è bello. Ah, è un rimprovero che mi fai. Hai ragione, se è così ti ho delusa, sono stato un pessimo marito. Ma perché dici questo ora? O perlomeno sono stato un grande egoista. Mi sono preoccupato di piacere a me stesso più che a te. Orribile.
risparmiami queste parole amare. Non vedi che soffro? Per il mio egoismo? Ma no, ti prego. Per un dolore che ignoro, e allora è molto triste che tu me ne parli. Il mio dolore sono io, Cirillo. Eh? Per questo ti ho pregato di risparmiarmi le parole amare. Tu non mi hai uccisa quando ne avevi il diritto. Non uccidere in questo momento la possibilità di una nostra vita. Elisa. Grazie, grazie. Io voglio spiegarti. No, non parlare, meglio. Ma no, non posso tacere. No, non parlare. Fa conto che tanto tempo fa noi ci siamo dati un appuntamento per oggi qui. Ci stringiamo la mano e proseguiamo il cammino insieme. Ma io ho bisogno di aprirti l'anima mia. Voglio dirti tutto il tormento della mia anima sempre ansiosa alla ricerca di una felicità che era fuori della mia vita. Ah, con quanta amarezza ho pagato le mie folli insieme, i miei errori. Perdona. Basta, basta. Se ti ho fatto soffrire, ma anch'io ho tanto sofferto. E il male che ti ho fatto, l'ho fatto anche a me stessa. Perdona. Su, calmati, calmati. Se in questo momento sei sincera, il passato non conta più. Perdona. Sì. Mi servi d'ancora? Elisa! Vengo! Va. Mi sento l'anima più leggera. Mi sembra che oggi soltanto io cominci veramente a vivere. Tu saprai dimenticare, non è vero? Beh, sarai tu che dovrai dimenticare. Grazie. T'aspettano, coraggio. Già. Cosa te ne fai qui tutto solo? Chissà se è sincera o soltanto in buona fede. Chi? Lei. Lei chi? Mia moglie. Perché? Mi ha fatto una scena poco fa. Una delle solite? No, una delle solite, se no non sarei così preoccupato. Insolita, amico mio, insolita. E cioè? Mi ha parlato di pentimenti, di delusioni, di stanchezza, di progetti sentimentali per l'avvenire. È grave. Ma, chissà. Ma cosa fai? Paolo, c'è nessuno sulla terrazza. No, ma può arrivare qualcuno da un momento all'altro. No, io sono stanca di stare prigioniera in quella stanza. Ho tanta voglia di girare liberamente per la mia, per la nostra casa. No. Mi sembra quasi di averla dimenticata e ne ho tanta nostalgia. Ma cosa dici? Ma sei pazza? Ah, oramai. Ma cosa oramai? La situazione è sempre la stessa. Ma che ti importa di tutta quella gente? Perché pensi ancora a subordinare i tuoi sentimenti, la tua vita, la tua felicità a quello che può pensare la gente? Perché? Perché la nostra vita non è fatta soltanto di noi. Ma noi dobbiamo cercare di essere noi se l'amiamo la nostra vita. Già, ma bisogna poterla amare però. Paolo, noi siamo tutti e due i deboli convalescenti di un grande dolore. Dobbiamo dimenticare. E soltanto l'amore può compiere il grande miracolo di cicatrizzare i ricordi. Non posso, è più forte di me. Ma non è vero! Tu mi ami e niente è più forte dell'amore. Non lo so. Non lo so, sono stato preso come in un vortice. Oh, Sabina, tu trionfi di me, trionfi della mia vita, delle mie convinzioni. Ma non sono io, è il tuo amore che trionfa. Ma come fai ad essere così sicura del mio amore? Forse ti sbagli. No, non mi sbaglio, soltanto per amore hai potuto superare te stesso, soltanto per amore hai potuto liberarti da tutti i fantasmi, dei pregiudizi sociali. Ti ripeto che forse ti sbagli. No, e poi il cuore di una donna che ama, Paolo, è come uno specchio di verità. E nel mio cuore io sento specchiarsi tutto il tuo amore. No, non mi sbaglio. Sì, forse ti sbagli invece. Forse il tuo cuore si inganna.
Tu non puoi immaginare tutto il tormento che si è scatenato dentro di me questa notte. Io avrei voluto allontanare da te qualche cosa per sempre, i tuoi ricordi. Ecco la mia disperazione. Paolo. Hai pianto questa notte? Sì. Sì, di umiliazione. E hai lasciato che io asciugassi le tue lacrime. E ti sei addormentato. Senza volerlo. Hai cercato rifugio in me. Contro il male che io stessa ti avevo fatto. Non si può amare più di così, Paolo. Io non sento che la mia disperazione... Ma tu mi ami. No, non ti amo. No, cerca di capire. Io vorrei che tu fossi mia, mia, mia. Soltanto mia. E questo oramai non è più possibile. Paolo, prima il tuo amore dormiva in fondo al tuo cuore. Tu stesso lo ignoravi. Ma oggi, Taccia. Io mi sento veramente amata. Sta zitta. E ti amo perché mi ami. Mi ami. Non ho mai amato che te. Già, ma come faccio ad avere la certezza? Questa tua bocca, questi capelli. No, no. E se io fossi morta, invece, pensa a questo, se vuoi capire il tuo amore. No, no, ma io non sono morta, io sono qui, vicino a te, tutta trepidante, tutta supplichevole, sottomessa, perché tu mi possa volere bene, tanto, perché senza di te io, senza il tuo amore, io sarei una creatura sperduta, finita, e non saprei far altro che piangere. Che piangere, Paolo! Voler bene ad una donna significa anche essere disposti a soffrire per lei. E io ho tanto, tanto sofferto per te. Ti ho voluto e ti voglio tanto bene. Paolo. Tanto. Oh, perdonami. No. Non dire questo adesso. Non lo dire. Pensiamo all'avvenire. Alzati. Asciugati gli occhi. È passato, eh? L'avvenire. Deciderai tu. Come vorrai. Con te. Sì, con me. Con me. Vestiti, per carità, io adesso scendo di sotto a vedere quello che succede. Sì. Mettiti qualcosa addosso. Sì. Ecco, scusa. Ho pensato che non potevo mancare al funerale. Ecco, sono qui per questo. Senti, papà! È uscito.
Ebbene, signori giurati, quella donna che trascinava la sua bellezza lussuriosa nelle febbrili alcove del peccato e del vizio. Quella donna avida di sensazioni morbose, malata di tradimento, priva di ogni pudore e di ogni senso morale, quella donna non merita nessun compianto. Nessuna scusa? Pezzente. Sei incontrata con quell'uomo? Mi sono affacciata e l'ho trovato qui. Gli hai parlato? L'ho annientato con le sue stesse parole, quelle della difesa. E adesso? Bisogna dire tanto di cominciare. Ma che scherzo è questo? Ma è viva! Ma c'è da impazzire! Ma quel cadavere che stanno portando via, di chi è allora? Ma E voi? Voi? Ma? Voce d'oltretomba. Ma che scherzi sono questi? Ti prego di spiegarti. Ma spiegare perché? Che cosa? Hai gli occhi? Hai visto? Ecco. Ah, se credi che basti! Ma scusa, cosa c'entri tu? Ma chi sei alla fine? Rallegrati che sia viva e basta. Ah, no! Ti ringrazio. Non è il momento di fare dello spirito. Se vuoi l'ammazzo per farti piacere. Io ne sono felicissimo. Ma tu credi che sia permesso prendersi così gioco della legge? Non sarei mica il primo, sai? Benissimo! E allora ti avverto che questa volta andrai in galera. Sì, caro mio, simulazione di reato, articolo 211 del codice penale, 211. Chiunque denuncia all'autorità giudiziaria o a un pubblico ufficiale il quale abbia l'obbligo di riferirne all'autorità stessa, eccetera, eccetera, fino a 30 mesi. 30 mesi, 30 mesi, 30 mesi, 30 mesi. Io l'ho ammazzata e mi assolvono. Non l'ho ammazzata e mi mandano in galera. Vabbè, ma è assurdo. Articolo 211. La legge non ha legge. E non basta. Falso in atto pubblico, capisci? Falso in atto pubblico. Tu hai dichiarato ieri ad un pubblico ufficiale che tua moglie era morta. Tu hai riconosciuto ieri in quel cadavere che è laggiù la tua moglie defunta. Articolo 279. È punito con la reclusione da 3 mesi a 1 anno. Attento, attento. Da 9 a 30 mesi, se trattasi di un atto dello Stato civile o dell'autorità giudiziaria. Hai capito? Che fantastico. 30 e 30, 60 mesi, che tutto al più potranno essere ridotti a 45. Sei contento? Scherza, scherza. Io ne ho abbastanza. Va sulla forca, tu, la legge, il codice penale, la corte d'assise, tutti io me ne infischio. Oh, non sarà facile. Reato d'azione pubblica, c'è l'arresto immediato. Me ne infischio. Che delinquente. E quel cadavere di chi sarà, dunque? Ma. Qui bisognerà aprire una nuova istruttoria, fare l'autopsia.
suicidio o omicidio? Questo è il dilemma. Qui non resta che far sospendere i funerali e procedere. Procedere? A che cosa? Tu adesso lascerai che si portino via quel cadavere perché in casa non ce lo voglio. Poi una volta al cimitero ne farete ciò che più vi piacerà. Ah, non posso perdere tempo. E cosa hai paura che ti scappi? E intendiamoci, eh? Quello che sarà, sarà, ma dopo. Per adesso non voglio scandali in piazza. Ci siamo capiti? Quindi silenzio con tutti, anche con gli amici, faranno sempre in tempo a sapere. Per ora lasciamo che la solennità dei funerali non venga turbata da inciampi disgustosi. Hai capito? Va bene, va bene. Ti compiango. Padronissimo, fa pure. Di chi sarà quel cadavere poi? Com'è divertente la vita, eh? Vero? Ma... E adesso? Tu... cosa ne dici? Io sto facendo sforzi sovrumani per riavermi dalla sorpresa. Sei stato grande. Signora, ero così sbalordito che non ho potuto trovare una sola parola. Complimenti. Vi ringrazio, ma vedete in che situazione ci troviamo adesso? Pensi che ho avuto torto? Ah, torto ragione, ormai non conta più. Io sono felicissimo che sia così. Già... Ma adesso scoppierà uno scandalo. Ma che te ne importa? Quanti usoricidi potendolo sarebbero felicissimi di far resuscitare le loro mogli? Chissà come si riderà. Ma si stancheranno anche di ridere. Sempre così. Anche nei momenti più angosciosi siamo perseguitati dal ridicolo. Sì, sì, ma non è colpa nostra. Non è colpa nostra se anche nei drammi più dolorosi c'è sempre qualche cosa di grottesco. Non è colpa nostra se neanche un attimo della nostra vita riesce ad essere completamente serio. E allora? Cosa faremo? Credo che non ci rimanga che fare da spettatori. Già, un momento, ma l'articolo 211 e l'articolo 279 del codice penale? Non è facile essere spettatori del codice penale. C'è l'arresto immediato, capisci? E io non ho nessuna intenzione di tornare in galera. Povero Paolo. No, per carità, c'è l'arresto. Del resto Marco l'ha detto così chiaramente, hai sentito anche tu, no? Che devo fare? Dimmi. Scappa. Scappa. Dove? Dove? Lontano. Prendi la tua Savina e fila. Fuggire. Andare raminghi per il mondo, io e lei, come due banditi. Quando si hanno molti quattrini si scappa un turista, una giovane coppia in viaggio di piacere. Ecco a che cosa siamo ridotti, a darci alla latitanza, a cambiare nome, a cambiare volto, a correre di paese in paese, di borgata in borgata, a impallidire alla vista di un poliziotto. Beh, è divertente. Ma saremo costretti a nascondere il nostro amore legittimo. Hai perduto una moglie. Hai trovato un amante? Cosa vuoi di più bello? Cirillo! Cirillo! Ebbene, che cosa fate qui? Si va? E voi, signor Paolo? Io non posso, mi farebbe troppo male. Poveretto, coraggio. Grazie. Cirillo, vieni dunque. Sì. Ah, che bel funerale. Quando morirò io vi ricorderete di mandarmi a bere un fiore? Sarà impossibile, vi seguirò nella tomba. Voi vi prendete sempre gioco di tutto. Non capite il valore del sentimento? Perché non venite mai a farmi visita? Ancora. Beh. Addio, amici. E credete a me. Se vi volete bene, tutto il resto non conta. Quando si è in due, sentirsi soli invece è triste. E la sola speranza non sempre è sufficiente a riempire le nostre ore. Domani, fra un mese, fra un anno, chissà. È triste. Addio Paolo. Non hai tempo da perdere. Fine. E soprattutto non ucciderla più. Addio
signore, vado al vostro funerale. Addio, Cirillo. Povero mio. Ma... Paolo! Sì? E adesso cosa decidiamo? Che? Oh, Dio! Decidere! Ma qui c'è poco da decidere! Bisogna scappare! Scappare subito, capisci? Scappare come due furfanti qualsiasi! E non c'è tempo da perdere! Non c'è tempo da perdere, prima di sera dobbiamo essere via di qua, lontani! Lontani, lontani, perché quel signore, quel rappresentante della legge, si precipiterà immediatamente a rivelare ogni cosa! Tornare in galera? No! No, non ci torno mai più, io non voglio mai più rendere conto a nessuno della verità, a nessuno, né agli amici, né alla legge, né alla società, basta, basta. Io voglio diventare un fuorilegge, voglio diventare un assassino, voglio... Sabina? Sabina!